I bibliotecari tendenzialmente, almeno immagino lo sappiate, hanno una formazione letteraria, umanistica come origine. Com'è che i bibliotecari si iscrivono in 50 e in 60 per seguire un corso sul diritto d'autore? Vi assicuro che è una cosa che solo 10-15 anni fa non era così scontata. Perché? Perché fino a pochi anni fa il diritto d'autore, il diritto delle nuove tecnologie, anche la privacy, adesso abbiamo messo queste parole chiave nella locandina, erano materie strettamente legate agli addetti ai lavori, molto riservate agli addetti ai lavori, percepite come una grande nicchia, una piccola nicchia, scusate, tant'è che in alcune facoltà manco si studiava. Cioè io mi sono laureato nel 2003 in giurisprudenza, gli ultimi due cicli del vecchio ordinamento quadriennale. Non c'era la materia, una materia a sé stante, diritto d'autore, proprietà intellettuale, era dentro diritto industriale, esame che dovevi scegliere e che nella maggior parte delle facoltà universitarie viene trattato più sul fronte marchi e brevetti, e quindi diritto d'autore non si fa quasi mai, a meno che tu abbia una particolare curiosità, allora te lo studi da solo, fai la tesi. Io ho avuto la fortuna di laurearmi a Pavia invece, dove si faceva una buona parte del corso sul diritto d'autore, però appunto, cioè, era Pavia perché lì c'era un dottorato in quella materia e quindi si studiava quella materia. Adesso pian piano salta fuori che anche nelle facoltà letterarie, anche a scienze della comunicazione, anche ingegneria informatica, c'è sempre, mi chiamano oppure ci sono docenti che vengono incaricati di fare lezioni su questi temi. E qual è la causa di tutto ciò? È appunto l'impatto della rivoluzione digitale che c'è stata in questi 15 anni, questi 10-15 anni, che ha portato, diciamo, il tema diritto d'autore e anche in generale diritto alle nuove tecnologie, in cui possiamo mettere appunto il discorso della privacy, la tutela delle immagini, altri temi di cui dopo magari vi dirò qualcosa velocemente, ha portato questi temi a essere competenza di tutti, anche di coloro che normalmente fino a quel momento difficilmente si sarebbero interessati a questi temi. Faccio l'esempio del basta avere un aggeggio, no? Prima parlavamo di foto, basta avere un aggeggio da 70 euro, 80 euro per essere potenzialmente diciamo rivolti verso un pubblico di tutto il mondo, verso un ipotetico pubblico che appunto vi segue a tutto il mondo. Basta avere un account su Twitter, un account su Facebook, un blog, una cosa che se ci pensate solo pochi anni fa era impensabile. Io me la ricordo ancora, insomma, vedo le età più o meno, no? Cioè, io vengo ancora da quella generazione in cui per avere le canzoni che mi piacevano mettevo il microfono davanti alla televisione, davanti alla radio, o no? E quindi raccontate questa cosa a un vostro alunno e vedete, e ditemi che faccia fa. Quindi in questi 15 anni c'è stata questa rivoluzione, per cui un'altra cosa che fa ridere, che però ci fa riflettere, girava l'altro giorno su Facebook uno di quei meme, diciamo, ironici, diceva: quando i rullini li pagavi, col cavolo che fotografavi il pezzo di pollo che mangi, ok? È vero? Esatto. Capite com'è cambiato velocemente il mondo grazie a... ma questo impatta anche poi su come il diritto cerca di regolamentare il fenomeno. E se... un suono a cui non ero più abituato. Bello. Perché cosa segna questa? Ah, l'ora del pomeriggio, la fine del pomeriggio, sono le 4. Beh, lasciamola suonare. Ok, è finito, grazie. No, dicevo, questi sono piccoli esempi ironici per farvi capire con quale velocità è cambiato il mondo. E quando parliamo di diritto ci rendiamo conto di come il diritto è rimasto indietro. Perché? Perché il diritto rimane indietro, questa è una sua caratteristica, è sempre rimasto indietro rispetto ai fenomeni sociali, culturali, che deve poi andare a regolamentare. Il diritto è una scienza così, aspetta che un fenomeno si manifesti, poi cerca di darne i confini e regolamentarlo. È che in questo campo è ancora più, come dire, è ancora più in affanno, perché nonostante ci sono anche poi i tempi dell'approvazione legislativa, quindi abbiamo sempre leggi che se ci mettiamo 2 o 3 anni ad approvare usciranno sempre vecchie. E in più, quando parliamo di copyright, già la parola copyright mi faccia riflettere, ovvero il diritto di fare copia, tecnicamente, etimologicamente, in un mondo in cui la copia non c'è più. Perché la copia sta diventando evanescente sempre di più, perché appunto la copia è quella che facciamo temporanea sulla nostra memoria e di cui poi non ci curiamo, ogni tanto cancelliamo, puliamo,
cancella i dati dell'applicazione. Ok, torniamo all'esempio della foto di prima, invece prima avevamo il rullino più negativi, le foto stampate, il provino, quello più grande. Quindi il mondo è cambiato velocemente e altre scienze, altri campi del sapere non sono sempre andati con la stessa velocità. Le scienze della formazione, le scienze dell'educazione non sono il mio campo, nonostante io formalmente mi sia dottorato in quel campo, forse non lo so, cioè io ho fatto un dottorato in Bicocca, società dell'informazione, in cui si trattano anche questi temi, però mi sono occupato anche del dottorato di diritto d'autore. Non è il mio campo, però anche quello, da quello che ho sentito da Luca, ma anche in generale dagli altri incontri in cui ho partecipato nelle scuole, si sente questo gap, per cui il docente viene da un mondo in cui questi temi non si trattavano, in questo mondo questi argomenti non facevano parte della sua formazione, diciamo, tradizionale, e adesso invece si trova a dover gestire queste problematiche. Perché giustamente Luca diceva, ci sono una marea di opportunità, ognuna di queste ovviamente ha le sue regole, ha i suoi lati oscuri, i suoi punti di forza, i suoi punti deboli. Le regole sono scritte, ad esempio, nei termini d'uso, non so, adesso prendo sta slide rimasta lì a caso, ok, la prendo come spunto, per lì vedo che si fanno dei nomi tipo Dropbox, Google Drive, YouTube. Spesso vengono da me clienti, insomma, faccio l'avvocato sostanzialmente, quindi vengono da me dei clienti, oppure mi scrivono sul blog, mi contattano così come semplice curiosità intellettuale e mi dicono, ma non so se questa cosa la potevo fare o non la potevo fare. Vi assicuro che nella maggior parte dei casi rispondo dicendo, guarda che la tua risposta la trovi nei termini d'uso della piattaforma che stai utilizzando, che tu sicuramente avrai letto quando ti sei iscritto. Esatto, volevo arrivare a questo. Capite? Ok, quindi basta, abbiamo rotto il ghiaccio, nel senso che abbiamo trovato la chiave della giornata di oggi. La giornata di oggi ha come focus quello della consapevolezza. Abbiamo già capito, nel senso che la consapevolezza passa anche, passatemelo, da uno sforzo, un piccolo sforzo intellettuale. Perché a volte, ripeto, la maggior parte delle domande che mi vengono fatte, anche nei corsi di formazione, però già nel corso di formazione è già diverso, perché uno va con l'atteggiamento che deve imparare, quindi, ma quando si è su internet, spesso l'utente si spegne, si rende passivo e fa delle domande a cui ti viene a rispondere, caspita, ma non hai cercato su Google prima di scrivermelo? No, non hanno cercato su Google, trovano più semplice mandare l'email e rubarmi quei 3 secondi del mio tempo, che va bene, non sono così preziosi, però allora io rispondo dicendo, guarda, puoi trovare la tua risposta qua. Però sul discorso, diciamo, più strettamente giuridico, quando noi utilizziamo una di queste piattaforme, oltre a dover avere una consapevolezza generale su quali sono i principi giuridici che regolamentano questo settore, e già su questo ci sarebbe molto da discutere, spesso appunto la consapevolezza passa dal conoscere le regole interne di quello strumento, e lì, anche lì tu dici, ma caspita, chi è che si mette a leggere? L'altra settimana ero a fare un corso simile era più un corso sulla gestione del diritto d'autore in ambito accademico, scientifico, e avevo davanti tutti scienziati e dottorandi di ricerca, ricercatori, che tutti i mesi pubblicano i paper, pubblicano i... Adesso va molto di moda pubblicare su delle piattaforme, specie di piattaforme social per ricercatori, magari le conosci, academia.edu, researchgate.net, sono dei... una specie di appunto social media dove il ricercatore si crea un profilo, pensate a LinkedIn, quindi il profilo si divide per competenze, per aree di ricerca, ma pubblichi anche i tuoi paper, ok? E questi mi facevano delle domande, ma io posso, non posso? E la risposta era sempre, dipende, perché dipende che contratto, ad esempio alcuni mi dicevano, ma io ho un contratto di esclusiva con la casa editrice, posso? E la risposta era, non lo so, dobbiamo leggere cosa c'è scritto nel contratto di edizione. Oppure posso fare questo uso di un materiale che ho trovato su ResearchGate oppure su Dropbox? La risposta era, non lo so, dipende, bisogna andare a leggere i termini d'uso di Dropbox. E poi ho fatto un test, no? Tutti questi che parlavano di queste piattaforme, chi usa ResearchGate, tutti usavano ResearchGate, ho detto alzino la mano quelli che usano ResearchGate, si sono alzate, non so, c'erano 30 persone, 28 mani. Poi alzino la mano quelli che hanno letto i termini d'uso almeno una volta, e saltata una mano così, e poi fa, una volta,
E... possiamo farla anche con voi, non so, possiamo farla con LinkedIn, con una di queste battute a parte, capite? Quindi passiamo da questo impasse, per cui la tecnologia ci mette a disposizione una marea di opportunità così facili, così veloci. Caspita, abbiamo il tasto condividi, no, se chi ha un cellulare Android ha il tasto condividi esternamente, che vuol dire che praticamente qualsiasi contenuto che lui ha trovato te lo ributta su qualsiasi altra piattaforma, fa una copia temporanea e poi la ributta di là, e quindi lo sta portando fuori dalla sua piattaforma originaria. E non è detto che si possa fare, però la tecnologia ce lo fa fare, ok? Perché cosa succede? Chi fa il cellulare Android dice: io lo faccio, lascio poi alla sensibilità dell'utente saper gestire questa funzionalità. Boh, pensate anche a tutte le attività che fanno i vostri studenti, no? con il cellulare, e a volte sfuggono di mano in modo anche abbastanza pericoloso e triste, ok? Perché? Perché cioè, il digitale ci pone in questa situazione per cui tutto sembra molto facile, molto veloce, molto economico, perché è gratis, cioè lo paga il papà l'aggeggio, però poi quando ce l'ho più o meno posso fare una marea di robe che vi assicuro solo pochi anni fa costava fare, no? Ad esempio delle fotografie, non andavi a fare le foto all'insalata perché dopo devi andare a pagare la stampa, lo sviluppo del rullino e la stampa, e quindi ci pensavi, cercavi di fare solo quelle buone e dovevi stare nelle 24 pose che il rullino ti proponeva. Adesso no, non c'è più questa barriera, però questo rischia di abbassare la consapevolezza che abbiamo dello strumento. Già il fatto che ci siano delle persone, come ripeto, stamattina dei bibliotecari che sono venuti ad ascoltarsi 4 ore sul diritto d'autore, qua ce ne sono, cosa ci saranno, 60 persone, insomma, un'aula piena di persone che vengono ad ascoltare un paio di interventi su questi temi, è già un buon segno, vuol dire che siete già nella direzione buona. Ripeto, a volte è sufficiente un piccolo sforzo intellettuale per fare quel passo in più. Okay, cioè per acquisire quella dimestichezza che è necessaria per muoversi. Poi certo, fino a un certo livello si può fare con l'autoformazione, dopodiché bisogna fare corsi di formazione, studiare e via dicendo. Un altro problema, però voi siete anche insegnanti, quindi la questione della consapevolezza va vista anche dall'altro lato, cioè del dare il buon esempio. Cioè non basta che voi impariate ad avere una buona dimestichezza con questi temi, c'è anche bisogno che quando siete voi ad agire su queste piattaforme, oppure mostrando in aula gli studenti i vostri prodotti, i vostri diciamo, opere creative, diate il buon esempio, facciate vedere che voi siete i primi a stare attenti, non so, a non aver, classico esempio, faccio delle slide e prendo da internet saccheggiando immagini senza minimamente preoccuparmi di citare la fonte, senza verificare se si potevano usare, le uso in un contesto diverso da quello che era previsto dalla licenza e via dicendo. È certo che se sono di fronte a degli studenti che hanno già questa, come dire, questa predisposizione ad andare a partire per la tangente e fare tutto ciò che la tecnologia propone loro, permette loro, se io sono il primo a mostrare di essere, come dire, morbido nel rispetto di alcuni principi, è ovvio che poi lancio un segnale. Poi su questi temi, ripeto, io alzo le mani perché non sono un esperto di pedagogia o di scienza dell'educazione, però questo è un tema anche lì delicato, quindi quando parlo di fronte agli insegnanti, soprattutto gli insegnanti della scuola media inferiore e non agli insegnanti universitari, segnalo anche questo risvolto importante. Adesso mi si è accesa la lampada, parlando di professori universitari, c'è il problema opposto, cioè rifiuto dell'apprendere nuove nozioni, soprattutto in quest'ambito, sul diritto d'autore, che viene percepito più che altro come una scocciatura, come un appesantimento dal punto di vista burocratico. Racconto un'altra storia, sempre organizzata, sempre riferita ad un evento qui in cui sono stato ospite, ed un evento in cui si parlava appunto ancora di gestione del diritto d'autore in ambito accademico, ed era un evento specificamente rivolto agli autori di letteratura scientifica, organizzato dal sistema bibliotecario di una nota università italiana, non vi dico quale, però
Il programma, anche quando sono stato contattato, era molto calibrato per essere rivolto agli autori, perché appunto si parlava della cessione dei diritti alle case editrici. Beh, morale, ci siamo trovati poi un'aula di 40-50 persone, di cui 45 erano bibliotecari e amministrativi. Gli scienziati, magicamente, quando ci sono questi corsi, scompaiono. Per la grande rabbia della bibliotecaria, della responsabile del sistema bibliotecario di quell'università, la quale dice: caspita, questi tutti i giorni vengono a farmi domande, a chiedermi cose, a lamentarsi perché non capiscono la questione delle licenze sulla nostra piattaforma, poi gli organizziamo un corso ad hoc e non vengono. Lì c'è anche una questione appunto psicologica di, diciamo, un generale rifiuto verso la materia. Poi lasciatemi dire anche un po' di presunzione, per cui lo scienziato, il professore universitario, da un lato si sente, come dire, arrivato e dice: ma io perché devo andare a sentire una lezione organizzata da una della biblioteca? Come dire, viene percepito come un minus, no? Come uno svilimento. Però attenzione, perché io poi nel corso spiegavo, visto che parliamo di diritto d'autore, adesso prima ho detto copyright perché è il termine all'americana, noi parliamo in più propriamente nel nostro ordinamento di diritto d'autore. Dico: caspita, se non è l'autore a preoccuparsene, chi è che deve essere? Cioè, se non è il primo a preoccuparsi dei diritti, di come vengono gestiti i diritti d'autore su un paper scientifico, su un articolo, su un saggio, se non è l'autore, siamo partiti col piede sbagliato. Perché? Perché poi i bibliotecari, che sono quelli che invece devono gestire il problema dall'altro lato, cioè che si trovano a dover gestire, non so, l'abbonamento alla rivista in cui è finito il paper dell'università, si trovano a non capirsi con l'autore. Questa cosa qua, dici: caspita, non ci credo che hanno fatto, non so, vedi delle firme su dei contratti di edizione e ti dici: ma no, ma questa cosa qua non possono averla firmata. E invece l'hanno firmata. E perché? Perché, vabbè, perché non si sono informati, hanno firmato qualsiasi cosa gli è stata sottoposta. E gli dico: caspita, però quando parliamo di un professore universitario, parliamo di una persona che ha come minimo, non so, due lauree, un dottorato, un postdoc, dico, leggere un contratto di edizione, vi assicuro, non è così difficile, non c'è bisogno di avere una laurea in giurisprudenza, un master in proprietà intellettuale per comprenderlo. È che appunto manca quella voglia, quello sforzo di autoformazione, di autoinformazione che si può fare adesso con questi strumenti. Ok, quindi il discorso della consapevolezza si ripropone anche ad alti livelli. E quindi no, noi non possiamo far diversamente che cercare di proporre iniziative formative, di cercare di mettere a disposizione materiali buoni. Io, se cercate, vabbè, poi ve lo segnalerò tramite il sito magari o tramite i miei canali, se mi cercate sul web, Simone Aliprandi, Facebook, Twitter, vedete che io continuamente posto materiale, non necessariamente scritto da me, anche scritto da me perché ho pubblicato un po' di cose, scrivo su un blog regolarmente. E questo è già un modo, io condivido ogni cosa che scrivo, mi occupo di diritto d'autore e ne parlo in un'ottica, diciamo, open. Mi sono sempre occupato dell'aspetto, come dire, di come poter rendere il diritto d'autore più elastico, e quindi sono il primo io a cercare di dargli un buon esempio, e quindi applico sulle mie opere delle licenze open, delle licenze che riliberano le mie opere. No, se c'era la rete potevo far vedere qualcosa, però vabbè, pazienza. Altro esempio, torno su un altro esempio. No, uso le tue, guardami. Avevo. Non ti può far vedere il No, no, allora. No, piano scuola digitale è un argomento che volevo farvi segnalare, su cui volevo farvi riflettere. Allora, nel piano scuola digitale l'azione che riguarda le cose che vi sto raccontando è quella che ha già citato prima Luca, è l'azione numero 23, se ricordo bene, quella sulle Open Educational Resources, o 23 o 24, perdonatemi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel piano scuola digitale è espressamente previsto che il docente impari a prendere confidenza con le cosiddette risorse educative aperte, ovvero quei contenuti che vengono creati direttamente dal docente, contenuti creativi, didattici, creati direttamente dal docente o da un team all'interno della scuola e destinate a essere poi riutilizzati in un'ottica open. Open vuol dire in che senso? Open nel senso del più libera e più aperta sul piano del diritto d'autore.
il diritto d'autore si comporta come un, diciamo, closed by default, cioè un chiuso per definizione, attraverso le licenze open. No, ma non sta lì a diventare matto, va bene lo stesso. Ah, ok, grazie, questa è la slide. Vedete la definizione. Risorse didattiche aperte, da dove viene la definizione? Ok, da lì. Ci si riferisce a materiali digitali aperti. Dal punto di vista tecnico questo significa che c'è la possibilità di accedere al codice sorgente favorendone il libero studio e permettendo ad informatici, sviluppatori, ricercatori, programmatori indipendenti di apportare quelle modifiche ed estensioni del codice. Sì, qua parliamo di codice perché ci riferiamo all'aspetto software. Ma anche delle slide, anche delle fotografie che non hanno un codice sorgente, ma anch'esse hanno un copyright sotto, e quindi se queste risorse vengono rilasciate con delle licenze che appunto applicano il modello open, diventano open educational resources, vuol dire che altri docenti possono partire da quelle per creare nuova creatività, e io stesso, se trovo delle open educational resources, posso evitare di reinventare la ruota e partire da una base di fondo. Prima lui ha parlato di progetti anche wiki o simil wiki. Beh, vi dico che, visto che parliamo di licenze open, sicuramente voi già da questa mattina siete incappati in un'opera sotto licenza Creative Commons, che è sotto una licenza open, principalmente licenza Creative Commons. Ogni volta che dico questa cosa tutti mi guardano, ma no, è impossibile, no? Io sono quasi sicuro che tra di voi qualcuno stamattina è incappato, ha letto, ha guardato un'opera sotto licenza Creative Commons. Chi? No, ecco, le slide di Luca non valgono. No, però non vale, esatto. Parliamo di stamattina fino alle 3. Chi di voi da stamattina a oggi pomeriggio ha guardato una voce di Wikipedia? Oh, nessuno, non ci credo neanche. Non ci credo perché quando Google vi dà un risultato, principalmente, tendenzialmente uno dei primi è la voce, vedi? No, l'ho guardata, è subito lì. No, se avessimo avuto la rete vi facevo vedere, però non c'è problema. Se voi, anche lì, vedete, quando io dico questa cosa, ah, ma sì, è certo, Wikipedia è Wikipedia, cioè è l'enciclopedia libera, è l'enciclopedia riutilizzabile, modificabile da tutti. Perché sotto c'è una licenza open. E uno dice, oh, ma veramente? Eh sì, però se andate in fondo alla pagina, in tutte le pagine c'è scritta la licenza. Quindi vedete che la consapevolezza a volte arriva attraverso un piccolo sforzo, non è immenso. CC BY, esatto, adesso ha aperto. La licenza utilizzata da Wikipedia è la cosiddetta Creative Commons Attribution Share Alike, cioè attribuzione... condivide lo stesso modo, stessa licenza. Hai il login? Vabbè, ma non c'è problema, adesso era per lanciare un po' di spunti. Allora, io ce ho delle slide pronte, ma non mi piaceva fare una cosa troppo... Pensavo ci fosse la rete, scusa, mi è dato per scontato, e quindi ho detto faccio vedere qualcosa da internet. Vabbè, ma non ti preoccupare. Lato privacy, adesso abbiamo parlato sempre di diritto d'autore, perdonatemi, è la mia materia, quindi è la materia su cui mi infervoro di più. No, ci sono domande, ci sono spunti su questa prima parte, su queste prime riflessioni che ho buttato così un po'. No. Sì. Quindi se noi accediamo a Wikipedia per prendere immagini, pezzi di testo, grafici, qualunque cosa, lo possiamo fare. Esatto, lo potete fare nel rispetto della licenza. Se voi aprite la licenza, quando aprirete la licenza troverete che, come tutte le licenze, a parte che anche lì nella parola licenza chi ha studiato latino dovrebbe sentire che c'è un'autorizzazione, no? È licere, quindi vuol dire che c'è qualcuno che sta autorizzando qualcun altro a fare qualcosa. Quindi se un'opera ha una licenza vuol dire che qualcuno vi sta autorizzando ad utilizzarla. In certi termini, ovviamente. Queste licenze perché si chiamano open? Perché rispetto al modello classico, che invece è iper restrittivo, se voi leggete la licenza di Windows che c'è installata su questo computer, vi spaventerete per il numero di restrizioni che questa licenza cerca di aggiungere rispetto al default, alla legge. Le licenze open fanno esattamente il contrario, cioè le licenze open sbilanciano a favore delle libertà concesse
penalizzando le condizioni, le restrizioni imposte. Ok, quindi se voi aprite una di queste licenze, troverete che siete liberi di fare un sacco di cose a delle poche condizioni. Quella di Wikipedia, ad esempio, chiede due condizioni, che se io utilizzo una voce di Wikipedia, ad esempio, non so, voglio fare un piccolo manualetto di geografia locale, e quindi prendo le voci dei principali comuni della provincia di Como, perché su Wikipedia ritengo che siano sufficienti per l'uso che devo fare con i miei studenti. Magari faccio una verifica io come docente per vedere che non ci sia passato qualche strafalcione, e confeziono un piccolo libretto, un piccolo manualetto. Lo posso fare rispettando le due condizioni, le sole due condizioni che la licenza di Wikipedia impone, che sono l'attribuzione e quello che loro chiamano share alike, ovvero applica la stessa licenza sulle opere derivate. Adesso ve lo spiego. Cioè, l'attribuzione semplicemente chiede che venga riconosciuta la fonte originaria, cioè l'autore, venga attribuita la paternità all'autore originario. Il condividere lo stesso modo, o anche detto stessa licenza, implica che se fate un'opera derivata, cioè realizzate qualcosa di derivato da quella, anche l'opera derivata si porti dietro la licenza originaria. Quindi si trasmette a cascata lo status di copyright che aveva l'opera originaria. Quindi tutte le volte che utilizzate materiali di Wikipedia, ricordatevi che dovete riapplicare la stessa licenza anche sull'opera derivata. Quindi l'esempio che ho fatto prima è un classico esempio. Faccio una presentazione a slide dove vado a prendere, e mi servono tante immagini perché ho bisogno di una presentazione densa di immagini. Lo so che la prassi è quella del vado su Google, le prime belle che trovo le prendo, ok? Ma questo non rispecchia la consapevolezza che io cercavo di trasmettervi. La consapevolezza, un livello di consapevolezza leggermente più alto, prevede che quando trovo delle immagini, poi visto che Google me lo dice, sotto c'è la noticina, attenzione che potrebbe essere coperta da copyright. Possibile che non le vedo, eppure sono parole scritte abbastanza in evidenza lì sotto. Ma no, lo so bene. No, perché voi ridete, ma poi vengo, io come avvocato ne ho viste alcune, cioè di gente, cioè qua parliamo di un livello, diciamo, ancora più innocuo. Quando arriviamo a dei livelli più alti, cioè di aziende che hanno magari speso dei soldi per sviluppare delle soluzioni software, vengono da me dopo che hanno magari pagato sviluppatori informatici per un anno, mi dicono: ah, avvocato, vorremmo avere un parere, volevamo sapere se si poteva fare. Caspita, forse era meglio se venivate prima, perché se adesso vi dico di no, voi avete speso 50.000 euro di sviluppo, poi magari è andata bene stavolta, però. Quindi capite come quella questione della consapevolezza si sposta anche su altri livelli. Altre domande, so che solitamente questo genera curiosità sul discorso del riutilizzo di contenuti, però anche lì, quando viene la rete magari fa... Ah, c'è! È arrivata! No, è una... sembrava... era una finta. È ingannevole. No. Vabbè, sì, prego. Sì, 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 ma tanto va bene lo stesso. Se a volte capita di dover attingere a qualche contenuto di un testo che non è più in adozione, volevo appunto capire se c'era una percentuale del 10%. Allora, è una domanda abbastanza classica, cioè se un libro non è più in produzione. Ah, in adozione, no, l'avevo interpretata diversa, no, perché la domanda classica solitamente me la fanno i bibliotecari è quella appunto del caspita, se un libro non è più non è più in produzione, la gente non lo trova più in giro, è ovvio che va nelle biblioteche e sono fotocopie. Cioè, è più probabile, se un libro ha ancora un interesse, perché succede spesso che un libro perde interesse dal punto di vista commerciale, editoriale, cioè non c'è più un editore che abbia voglia di spenderci dei soldi, però magari dal punto di vista scientifico può essere ancora interessante, quindi la gente lo cerca. In quel caso, ahimè, il diritto è molto netto su sta cosa. Non è che se l'editore ha smesso di stamparlo, allora è libero. Ahimè, se il contratto è ancora in vigore, lui ha ancora i diritti esclusivi. Sul discorso dell'adozione, sinceramente, non mi sono mai posto il problema, quindi non vedo tanta differenza. Cioè, l'adozione non fa scattare dei diritti in più o dei diritti in meno, no. È una scelta strategica o meno della... Adesso
con il piano scuola digitale vedo che ci si sta un po' staccando dal vecchio modello del adottare un manuale, ma si cerca di, ecco la sfida del digitale, del produrre i propri contenuti, perché il nuovo piano mi sembra che spinga il docente ad una fase più creativa, a dire ok, non metterti in disposizione solamente passiva di un riutilizzatore di un contenuto creativo predisposto da altri, ma lanciati in attività più creative. Poi arriviamo a dei livelli ancora più avanzati del flipped classroom, queste cose su cui non so nulla, quindi lì siamo più avanti, ma anche semplicemente per l'adozione dei materiali. Già quello nell'università si faceva già prima, cioè spesso si studiava sulle dispense del professore, sugli appunti che arrivavano dal gruppo di studenti precedenti. In ambito di scuola elementare, inferiore e superiore, capisco che per voi sia una sfida nuova. E adesso però siete chiamati, siamo connessi. Ti regalo il cellulare. Okay. Grazie, molto gentile. Vabbè, non ti consumerò tante cose. No, arrivo. No, per rispondere alla domanda del 15, il limite delle fotocopie, quello rimane, è uno standard, è sempre del 15%, lo dice l'articolo 69 della legge, sì, il 15% per fascicolo. Ma non è l'adozione che fa cambiare. No, c'erano altri spunti, altre domande? Sì, microfono. Allora, una volta nel libro di testo trovavamo una serie di pagine con scritto fotocopiabile, il copyright delle altre. Adesso con le versioni digitalizzate non c'è più nulla di tutto questo. Quindi possiamo ritenere di poter proiettare tutto, fotocopiare tutto? No. O c'è la famosa licenza che io non ho letto? No, allora, il principio è sempre che, e lo so che sembra essere un po' sconvolgente, però... visto che il diritto d'autore scatta, come dire, automaticamente con la creazione dell'opera, che se ne creda, in realtà non c'è da registrare l'opera da qualche parte per avere i diritti, quindi l'autore che ha creato un'opera creativa diventa automaticamente titolare dei suoi diritti. Questo che riflesso ha, che ripercussione ha? Che se un'opera non l'ho creata io, vuol dire che qualcuno ha dei diritti. Ok? Stop. Quindi se non l'ho creata io devo sempre mettermi, adesso arrivo, devo sempre mettermi nella disposizione mentale del devo chiedere il permesso. Poi la legge prevede, dagli articoli 65 in poi, legge italiana, che ci siano delle aree franche in cui, a seconda a seconda dell'uso e del contesto in cui vado a utilizzare, ci sia una certa elasticità. Ci sono alcuni casi cosiddetti di libera utilizzazione, o più propriamente eccezioni al diritto d'autore, in cui l'autore, anche se vuole utilizzare un'opera sotto copyright, quindi ancora completamente tutelata, non deve chiedere il permesso, perché semplicemente la legge ha fatto un bilanciamento di diritti, dice il diritto d'autore in questo caso va in secondo piano rispetto ad un diritto più importante da tutelare, che ad esempio è l'insegnamento in un certo... classico esempio è se un portatore di handicap deve fare una modifica a un'opera per poter fruire di un'opera. Perché si parla di disabilità in senso più stretto, quello è discutibile. Il classico esempio è il non vedente che ha bisogno di fare un audiolibro per poter fruire di un contenuto, no? Se voi leggete la legge in un modo, come dire, rigido e asettico, quell'attività lì in realtà è un diritto su cui gli autori o gli editori hanno una riserva, è un diritto riservato, perché è una forma di modifica dell'opera. C'è l'articolo 71 ter, se ricordo bene, o bis, della legge sul diritto d'autore, che dice nel caso di portatore di handicap, se l'uso è strettamente legato al suo handicap, non c'è bisogno che lui chieda il permesso, perché la legge dice in questo caso il diritto d'autore va in secondo piano. Ok? C'era una domanda là dietro, forse porto il microfono. Premesso che, come ha detto lei prima, a volte ci si iscrive in qualche sito di risorse di didattica, magari anche di maestri, per quanto riguarda me per la scuola primaria, io non leggo perché se non mi iscrivo non posso scaricare il materiale. Ecco. Però ci sono per esempio delle schede che io personalmente magari di maestri stampo e poi per praticità e organizzazione da incollare sul foglio, sul quadernone, io le taglio e ovviamente magari mi capita anche di tagliare il nome. Devo per forza
citarlo il nome, oppure io, visto che taglio il collo, il nome non lo cito, posso incappare in quello che dice lei? Allora, la risposta forse non piacerà, ma no. Rispondo dicendo che forse non si poteva usare comunque, a priori, nel senso che... cioè, devo vedere effettivamente il caso, perché non è sempre detto che si possa utilizzare. Ci sono alcuni articoli della legge sul diritto d'autore che in ambito didattico ci danno dei margini d'azione, ma non sempre. Prendimi, aspetta. Metti legge. Ah, sono dati come sono concessi, quindi c'è una forma di licenza. Ok. Beh, allora, togliere il nome, diciamo, anche dal punto di vista del galateo accademico non è certo elegante. Lo so. Il fatto che però qualcuno abbia messo il nome in fondo è perché, prendimi, legge 633/41, il primo, va bene, il primo risultato, molto fuori, perfetto. Questa è la famosa legge sul diritto d'autore. Signori, sembra di essere... Allora, l'articolo 70 è l'articolo che ci dà quel margine di azione, soprattutto se siamo, ad esempio, in ambito accademico, scolastico anche. Il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani, di parte di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. E attenzione, perché questo per fini non commerciali fa una distinzione tra una scuola privata e una scuola pubblica. Quindi, sì, caspita, la scuola privata paghi la retta. È diverso l'approccio. Quindi questo è uno degli articoli che più vi dovrebbe interessare, no? Vedete che non c'era bisogno di Ali Prandi che ve lo leggeva? Lo capivate da soli o no? Ok, vedi? Non sapevate che esistesse. Va bene. Guardate il comma 1 bis. Il comma 1 bis vi racconta una storia. Esatto, il comma 1 bis è quello del famoso degradate. Allora, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche, quindi solo immagini e musiche, a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Quindi tendenzialmente tutti i vostri usi possono rientrare qua. Però parliamo di musica e immagini, non di testi. Dei testi si occupa il primo comma. Questa norma si chiama 1 bis quando c'è un bis, un ter, perché sono state introdotte successivamente, no? Perché quando hanno scritto questo pezzo della legge, tutto questo capo della legge è stato introdotto nel 2003, però un pezzo era sfuggito, cioè non si erano accorti che mancava, che non c'era una libera utilizzazione apposta per questa attività, che invece pian piano stava crescendo. Questo, se cercate su internet, cercate caso Homo Laicus, con la O, con l'H davanti in latino, Homo Laicus. Homo Laicus esiste ancora, è il sito di un vostro collega docente della scuola, penso scuola media, che in quegli anni, quindi provate a sforzarvi a ricordarvi cos'era internet intorno ai primi anni 2000, che non era come adesso, che aprivi un account e potevi pubblicare ovunque, tanto c'era tutto pronto, dovevi avere delle competenze per farti un sito. Ecco, lui era uno di quei professori innovatori, come diceva lui prima, che aveva preso iniziativa prima ancora del piano nazionale scuola digitale. Aveva fatto questo sito Homo Laicus in cui aveva pubblicato, diciamo, dispense, materiali che lui utilizzava in classe. Diceva, vabbè, sono carini, li metto sul sito così magari anche altri professori li guardano, magari altri oppure i miei studenti vanno a casa se li riguardano. Quindi un'attività che sicuramente era meritoria, era da premiare da un punto di vista etico. Beh, invece si è preso una multa dalla SIAE. Dice, come? Sì, perché in queste pagine del sito c'erano anche opere protette dal diritto d'autore, principalmente quadri di autori ancora tutelati. Picasso, Modigliani,
Klimt, cioè gente che è ancora tutelata, ok? E niente, anche lì il dibattito si era fatto abbastanza acceso in quegli anni, infatti se cercate ci sono ancora tutti gli articoli in cui sostanzialmente il mondo, diciamo, della scuola si era un po', come dire, inasprito su questa cosa, ma caspita, ma la SIAE viene a fare la sanzione al povero docente che già prende pochi euro di stipendio al mese, eppure si era preso quasi 3.000 euro di multa. E la SIAE in quel caso aveva alzato le mani e aveva detto: sì, signori, ricordatevi che io sono la SIAE, sono un organo, come dire, amministrativo, io devo applicare la legge. Se la legge non prevede questa attività, io non posso non sanzionarla, perché sennò creo un precedente che potrebbe essere addirittura controproducente. E allora, viste le polemiche che erano nate dal caso, il legislatore è corso ai ripari e ha scritto questo comma e l'ha infilato nell'articolo 70. E quindi, capite, questa è una delle norme che regge buona parte della vostra attività, perché sennò tutti i vari homo laicus sarebbero tutti i giorni passibili di e tutti i vari Luca Pier Giovanni sarebbero sì, e certo, lui è esattamente è un tuo antenato, un tuo antesignato, ok? Quindi questa è una storia che vi può interessare. Quindi sul discorso, queste sono le licenze, su Luca le ha tirate fuori così ve le faccio vedere, sono le 6 licenze Creative Commons, tra l'altro messe in quest'ordine volutamente, nel senso che sono messe dalla più libera alla più restrittiva. Cioè la prima sostanzialmente cosa ci sta dicendo? Cioè fai quel cavolo che vuoi della mia opera, quindi l'autore sta applicando quella licenza, ci dice usala liberamente a condizione che ti ricordi di citarmi, ok? Qui per dire, secondo me ho utilizzato questa. Sì? Questa qua. Ah no, scusa, è questa qui, se lo ce la rete che ce l'ha aperta. Vabbè, comunque sono... È una Creative Commons by NCND, cioè è l'ultima. Quindi è la più restrittiva delle 6. Eccola, così la vedete. Fammi un po' di zoom. Non ti possiamo copiare lì. Questa è la licenza. Diciamo che il Pier Giovanni è stato un pochettino conservatore. Sei sicuramente tra quelli tra i buoni. Potevi essere ancora più libero, nel senso che, ad esempio, lui non gradisce che vengano fatti usi commerciali di queste sue slide. Almeno interpreto quello che è scritto nelle slide. Vuol dire che se le sue slide vengono riutilizzate in un corso di una società che fa formazione a pagamento, lui ha titolo per violazione di copyright a tutti gli effetti. Almeno 15 euro per okay. E anche il non opere derivate vuol dire che lui gradisce che queste slide siano utilizzate così come sono, ma non ha piacere che vengano ritagliate, vengano rielaborate. Per esempio, a me questa cosa qua invece non disturba, tipo che se uno prende le mie slide, no vabbè, ognuno è libero, se uno prende le mie slide e ne fa, che ne so, un video tutorial, tanto deve comunque dire che viene da me. Quindi in realtà a me fa anche un favore, perché fa un lavoro che io non son capace a fare. Quindi capite come... Poi dipende da come tu ti approcci a queste cose. Uno magari più geloso delle sue cose, uno un po' meno. Io ho un approccio su questo abbastanza radicale. Io utilizzo una attribution share alike, che è quella di Wikipedia, cioè la seconda. E praticamente, molto libero, vuol dire che qualcuno può anche prendere i miei... Io ho dei libri che sono pubblicati da case editrici, quindi vengono anche venduti. L'editore però, uno che pubblica me, deve ahimè prendersi il pacchetto completo, deve accettare che di avere a che fare con un autore che ha un po' questo approccio. Però alla fine l'abbiamo fatto, cioè i miei libri sono comunque in vendita e nello stesso tempo la gente sa che li trova anche liberamente su dei siti, li può anche fotocopiare, perché? Perché la licenza lo consente, li può fotocopiare interamente, ok? Infatti, se volete ridere, un giorno quando facevo l'assistente in Cattolica, una mia studentessa è arrivata col mio libro intero, fotocopiato, completamente, io senza problemi. No, la cosa che faceva ridere era che sulla prima pagina del libro c'erano i bollini, quelli SIAE. Giuro, sì. Cioè, ho fatto un post su sta cosa. Cioè, la copisteria le aveva fatto pagare dei diritti sulla fotocopia, perché una volta si funzionava così, adesso è dal 2009 non è più così. Però fino al 2009 c'erano questi bollini con cui ogni tot pagina dovevi pagare un bollino. Era un modo per, come dire, compensare l'autore per il diritto di fotocopia, perché è un diritto, anche quello. Quindi lì la follia, cioè d'altronde come fai? Non puoi pretendere che il titolare della copisteria conosca
tutti questi risvolti, no? Però pian piano, sempre per parlare di consapevolezza, questi temi stanno pian piano diffondendosi e sono digeriti anche da un pubblico che non è più solo quello dei giuristi, degli editori, degli autori professionisti. Anche il fatto che Creative Commons rappresenti le licenze con questi login è proprio in un'ottica di maggiore consapevolezza e maggior chiarezza e facilità comunicativa. Cioè, la gente vede il login dove c'è, che ne so, l'euro barrato o il dollaro barrato, caspita, capisci che è non commerciale. E anche lì non ci voleva tanto pensarci, però sono stati i primi a farlo. Ok? 11 anni fa. 2001 è stato annunciato il progetto Creative Commons e nel 2002 sono arrivate le licenze, quindi sono quasi 14. Sì. Capite? Quindi il fatto, adesso uscirete da quest'aula e tutte le volte che andrete a casa e vedrete questi login vi si accenderà la lampadina. Ok? Questo è l'obiettivo. Ok? Di questo, ti voglio fare una domanda, Simone, perché nei tanti corsi che ho condotto, nel mio piccolissimo, per quelle che sono poi le mie conoscenze e competenze, ho comunque, diciamo, ho presentato sempre le licenze Creative Commons agli insegnanti. E la domanda più frequente era: caspita, ma ora, da ora in poi, come facciamo a capire quando, non so se voi ve lo siete chiesti, quando un'immagine, un video è sotto queste licenze? Cioè, nel senso, sì, vai a vedere, c'è il login, ok, no? Vai su Google. Sì, 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 sì. Però ecco, io ho sempre indicato, ma speriamo non sbagliando, che non abbia mai sbagliato, delle piattaforme dove c'è stato chi si è preso la briga di riunire tutte le immagini che sono sotto licenza Creative Commons, tutte le audio che sono sotto queste licenze. Non lo so, io le ho aperte prima, poi devo vedere se sono affidabili o meno. Io per dire, consiglio sempre di andare su Wikimedia Commons, perché... Non so se ho capito bene, però qui dentro ci sono 34 milioni di immagini liberamente utilizzabili. Quindi, 34 milioni? Quindi uno attinge qui dentro e sa già che sono sotto licenza e nelle varie modalità però possono essere utilizzabili. Poi non lo so, poi per la musica io ho trovato questo. FMA Music. C'è anche... Ma allora, te la giro da un altro lato ancora. Aprimi Google e basta. Sì. Ok, vi ricordate che qua una volta sotto il campo c'era ricerca avanzata? Sì. Che adesso ovviamente è sparita perché così Google ci dà quello che vuole lui e non quello che vogliamo noi, no? Però se io vado su advanced_search,